vacanze in treno, forse anche per Tini, per un poker con John Wayne. Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici, eccoci con questa puntata che di fatto sta per, è la vigilia di primavera e potrebbe dire sta arrivando la primavera e le erbe spontanee stanno esplodendo. Non è proprio così, perché le temperature, come ci spiegherà il nostro Ennio Furlan o Furlan, chi lo sa, visto che c'è un amico su Facebook, Luca Blanco, Luca Blanche, non so come si pronuncia, che poi lo chiederemo al buon Furlan, mi tormenta sta cosa, mi dovrà dire il buon Furlan se si pronuncia Furlan o Furlan. Il discorso è, se vai a Trieste, sì, dicono signor Furlan, sì, se vai a Treviso, Furlan. Ecco, quindi adesso, e dunque sono tutti e due validi, no? Sono tutti e due validi, sono errori. E penso che i problemi, caro Luca Blanco Blanche, siano altri. Chiusa parentesi, perché non ho peli sulla lingua, li sentite, il sottofondo dei Petris e i solisti friulani, e c'è il pubblico, direi un buon 45-50%, che sta indossando, caro Baron, che cosa? Dei cappelli? Sì. Della collezione Baron, e Baron ci dirà quando è iniziata questa passione. Saluto, perché il ditino l'ha alzato lui per dirmi che poteva iniziare la diretta, e vi chiedo di fare un applauso a una nuova... Al nuovo componente della squadra di Telefriuli, Fabio Di Bernardo, ovvero sia il Dibe. Bene. E ai colleghi, è stato anche inquadrato, e i colleghi Paolo Bassi, Fabio Di Bernardo, Martina Beraldo e il capitano Buttazzoni, un brano che ama tanto sicuramente, soprattutto lui. Andiamo pure. Dai con le mani. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, desaparición. Ya no te creo, ya no te deseo. Que éramos felices, todo ya pasó. Sé que tengo de las alas, he ido a volar, he ido a soñar. Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo. Vogliamo vedere le mani, eh? Io perché non mi dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía. Io perché non mi dices, mira, Sofía.
Sofía. Sin tu mirada, mira Sofía. ¿Cómo te mira? Dime cómo te mira. La verdad, sigo sin tu mirada, Sofía. Molto bene. Allora, per insomma, trasparenza, vedete che mancano 8-9 persone. Allora, c'è qualcuno che si è malato e qualcuno, come si suol dire, caro Furlan o Furlan. Tirato, sì, qualcosa. Ti ha tirato il pacchetto, sì, ma noi, sì, sì. Questa deve essere Caramelle. La festa delle erbe spontanee. Certo. E ti chiedevo, Pasqualino, il tuo assolo, quello bello, 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 tu hai già capito, no? Ti va? Puoi farlo adesso? O... Come volete. Mi piacerebbe tanto che lo facessi adesso, però prima tanti auguri dai nonni Ugo e Lauretta di Savorgnano del Torre al nipote Eleonora che compie 21 anni, e Isabella Martins che ne compie 18. Bravissimo il mio maestro Marco da Giulia. Ma, dell'associazione. Quello dell'associazione. Vai. E dopo. Questo era il modo per catturarvi, voi che ci guardate da casa, ma sono sicuro che Pasqualino può fare di più.
Non so se tu hai visto il Bon Buttazzoni, il risveglio della natura, questi crocus che si aprivano e si chiudevano. Facciamoli aprire e chiudere più la svelta, Pasqualino. È una sfida. Ancora? Dai, più breve però. Più ve- Ottimo, adesso veramente io mi sento, guardate che stile, è un uomo abituato a stare nelle sabbie anche mobili, vero? Anche mobili. Noi adesso andiamo in pubblicità e ritorniamo qua perché adesso è ora di cominciare a parlare di erbe spontanee, caro Furlan, o Furlan. Un po' di gelo. Un po' di gelo, eh sì. Andiamo in pubblicità. Grazie. Grazie. E poi ricominciare. Quello che resta da dire. Eccoci con voi. Sentite, ma non ve la facciamo sentire, che cosa stavano intonando? Travolgente questa musica. Continuiamo pure perché il nostro Buttazzoni sta per far ruotare il dispositivo e individuerà chissà quale sarà la valletta di questa sera. Prego dalla regia, andiamo pure. Eccola lì. Vediamo, non ridete! Aspettate, ecco, grazie, grazie. Chi è? Voi non sapete che questa signora gioca nella GSA e quindi... Può essere. GSA è altissima. Anche l'altezza, sì. Altezza, no, sì, signora. Sì. L'unica roba dovrebbe... Eccoci qua. Lei sa che questa è una fascia che usa per quest'oretta e mezza e poi me la rende perché non ce ne sono altre. Però ho bisogno di un microfono. Il microfono, grazie Piero. Un attimo solo, così presentiamo questa signora. Lei è? Io mi chiamo Bianca, Bianca Maria. Cioè Bianca Maria? Mi chiamo Bianca Maria. Ah, ok, vada signora, lei, ecco, deve continuare a parlare, Bianca. E che cosa posso raccontarvi? Come posso chiamarla? Blanche o Mary? No, mi chiamo Bianca, tutti mi chiamano Bianca. Tutti, capito, Blanche o Blanc, okay. Possiamo chiamarla Bianca? Sì. Ok, sì. E cosa fa nella vita? Allora, io da pochissimo, sì, dal 1° dicembre, sono andata in pensione. Dopo 41 anni e 10 mesi sono andata in pensione. Cosa,
cosa faceva prima? Allora, io lavoravo in una casa di spedizioni, di trasporti, e facevo un po' di tutto, aprivo la posta, facevo la posta, facevo un po' di tutto. Dov'è il suo uomo? Mio marito è là. È là? Con quel bel cappello nero. E vedo ancora, signora. Comincio a avere qualche calo della vista, ma lei si occupa di erbe? Allora, io no. No. Però qualcosa so, perché quando mio marito è andato in pensione, praticamente si è fatto il patentino per andare a raccogliere i funghi e poi ci siamo iscritti, si è iscritto al centro micologico dove ai tempi 2-3 anni fa era Ennio Furlan presidente, adesso l'Ennio ha lasciato e abbiamo un nuovo presidente qui, che è questo signore qua. Perfetto. Okay. Allora, andiamo subito da Ennio Furlan, però prima, come ben sapete, lei conosce Piero di Montenas, l'ha mai visto? No, non l'ha mai visto. Scusi. Prego, si figuri. Eccoci. Quindi vado, lei, visto che lei era... No, non la faccio scendere perché sennò... No, perché sono piccola. Rimanga lì come un cocorito. Okay. Eh? Sì, va bene. Benissimo, ferma lì, cara. Vado, visto che lei faceva spedizioni, come lo potremmo definire questo trasporto, signora? Ma non lo so. Ordinario? A chilometro zero. A chilometro zero, io mi sposto. Buonasera, Piero. Buonasera, grazie. Figurati. Allora, mi scuso in anticipo un po' perché ho chiesto dalle signore i termini e i nomi di alcune piante e purtroppo non sono riuscite a dirmene in italiano, io ve le ripeterò in friulano. Allora, da sempre l'uomo ha utilizzato le piante, le erbe e i fiori sia per scopo medico che per scopo alimentare. Nella nostra Carnia noi avevamo i cramars, che erano delle persone che andavano in giro per tutta Europa a vendere non solo le stoffe che venivano prodotte in Carnia, ma anche le nostre piante medicinali. Le nostre nonne avevano due tipi di orti in Carnia. Avevano l'orto, quello tradizionale, con gli ortaggi, e c'era anche l'orto, quello delle piante. Però su entrambi venivano piantate, non dovevano mai mancare, alcuni tipi di piante medicinali e alimentari, naturalmente. E, c'era la malva, che era un ottimo depurativo, c'era la fragnacule, che era un ottimo drenante, c'era il sedri, che era ottimo anche per curare il mal di denti, e poi c'era anche la camomilla. E poi andiamo alle piante, le erbe, quelle alimentari, per esempio c'era il rosmarino, c'era la salvia, c'era il finocchio selvatico, c'era la melissa, c'era anche la menta. Si andava anche in giro per i prati a raccogliere le piante mediche, piante che poi, piante, fiori anche, erbe mediche, che poi, per esempio, i fiori venivano messi sotto spirito, per esempio il fiore dell'arnica, ottimo per i dolori, eppure le erbe, una volta raccolte, si mescolavano con il grasso o il midollo, oppure anche l'onte, e si ottenevano degli ottimi unguenti, sempre per i dolori. A Cercivento si faceva i flostris, che venivano fatti in base seguendo delle antichissime ricette che venivano tramandate di generazione in generazione, e in base al dolore che si aveva si mettevano dentro queste erbe. Poi si potevano mettere anche infusione nell'olio, per esempio l'iperico, ottimo per le scottature, oppure si potevano fare anche bollire, si ottenevano dei buonissimi decotti. Oppure anche si utilizzavano fresche, direttamente a contatto sulla pelle, addirittura la piantagine, il plantagne. I nostri prati, i nostri boschi sono ricchi di piante, di fiori e di erbe, anche quelle alimentari che si va a raccogliere. Per esempio c'è l'erba del buon Enrico, che è lo spinacio selvatico, c'è l'asparago, il barba di capra, il sparg di Ruscli, c'è il tarassaco, insomma c'è una grandissima varietà. Però dagli orti, delle piccole coltivazioni delle nostre nonne, queste erbe, le erbe che ho elencato prima, sommandole a cioccolata, a biscotti, a uva passa, otteniamo i chiarchons, il famosissimo piatto della carne.
In questo periodo pasquale si andava a raccogliere anche nei prati alcuni tipi di erbe e si utilizzavano per dipingere le uova, così si faceva divertire un pochettino anche i bambini. Durante il periodo della fienagione si aveva particolare attenzione a levare alcuni tipi di piante che potevano andare a dar fastidio, a creare qualche problema all'animale. Per esempio il varuscli, che è una pianta tossica, va a rendere amaro il latte. Erbe, piante e fiori entrano anche nella tradizione sacra col tradizionale Mag di San Juan. Grazie Piero, un applauso al nostro... Grazie. E un saluto al mio omonimo Daniele. Allora, qua scrivono, Sandro, chi ti ha conciato così? Il grande barbiere di Siviglia, chissà parli o taccia per sempre, perché dovete sapere che il buon Scarci ha qualche capello in meno perché qualcuno si è divertito a tagliargli qualche capellino, chissà, lo salutiamo, io so benissimo chi è. Allora, caro Ennio, su questo tavolo, nonostante le basse temperature non siano proprio della stagione, tu mi dicevi in questi giorni che hai fatto un po' di fatica a trovare erbe spontanee. Sì, proprio per il fatto che abbiamo avuto due colpi di freddo. No? Cioè un mese fa si cominciava gli ortichons, per dire, no, tarasacco o altre erbe, cominciavano a crescere già bene, certamente col calduccio, poi la prima botta gli ha dato un colpo non indifferente, difatti trovavi ortichons, se vogliamo dire da 20 cm, li trovavi da due perché erano tutti girati per sotto, bruciacchiati. Sono ritornati a partire dunque discretamente belli, sono andato ieri l'altro e ho trovato quello che ho trovato perché... Fermati due secondi, Di Bernardo dice che abbiamo una telefonata, pronto? Pronto! Chi è? Daniele, buonasera! Oddio! Dio buono, bevio di manchià? No! Oh, c'è mustail! Ma guarda, non posso lamentarmi! Ecco, e lui ho ben... ma io non potevi, io sempre la trasmissione, ho finito i miei suonatori seduti, non potevi o manchia io? Abbassa, Daniele? Creatura, abbassa il volume del televisore. Ah, sì, vero, aspetta. ecco, da chi? Ecco, bravo, grazie. Sì, cara. E allora, Daniele, cacco un tempo, si chiamano mal. Sì, senti, ma è di queste erbe, te ne hai raccolta qualcuna? Ah, nuie. Chi sta proprio te insegna a vonde disperarsi. A vonde disperarsi. Sì, vero. Senti, dopo devo far riprendere la parola Ennio. Vuoi salutare qualcuno, cara? Sì, io volevi salutare intanto lui, Daniele. Grazie. E dopo tutti i miei grandi suonadori, Petris, che dopo mai chi noi uiote. Sì, vero. Ciao. Sì, a di farmi la mia canzone. Guarda più mi viaggi, solidea. Solidea? Petris, comandi. No, stai mi comandi. Tutto ok? Sei contenta? Sì, no, contenta. Sai, Daniele? Sì, cara. Quando mi chiamano le mie amiche? Sì. No, voglio salutare tutte le mie amiche, anche Giusy, Dina e Duccio. Mi chiamano Rosamunda. Ormai sono passata per Rosamunda. Senti, Rosamunda, abbiamo esaurito il tempo. Vuoi lanciarmi tu la pubblicità e poi riprendiamo? Sì. Ecco. Ciao Petris e tutti. Pubblicità. Per ricominciare quello che resta da dire. Allora, intanto grazie perché ci state accanto e continuate a mandarci tanti sms, continuate e noi li leggeremo il più possibile. Un saluto ai solisti da Spilimbergo, bella e brava la cantante da Giorgio e Grazia, baci. Un saluto a Maria Rosa e Gabriele da parte di Luisa e Paolo, complimenti, grazie a tutta la trasmissione. Un saluto a Maria Rosa e Gabriele Luisa, questo l'abbiamo già letto. Tanti saluti a tutti da Manuel Petris, in particolare un bacione al mio grande papà Pasqualino, anche da parte della mamma Alice e Aurora.
Un saluto ad Antonella, Petris e band dagli amici Straballo, che li abbiamo avuti la scorsa settimana. Saluti a Gabriele e moglie, domani sera a Gonars. Un grosso saluto a questa bellissima orchestra, un bacio Giorgia, Andrea, Stefania, Teresa e Rosilio. Un saluto a tutto lo staff, complimenti ai solisti friulani. Vi ricordo che a Pignano ci saranno i festeggiamenti pasquali dal 31 al 2 di aprile. Il 2 aprile ci sarà anche Sergio Galantini alle 18. Inoltre domenica ci sarà anche la festa alpina sul monte di Ragogna. Un saluto a tutti gli alpini che domenica saranno a commemorare il 76esimo anniversario del naufragio della nave Galilea, ci scrive Sandro da Pignano. Vi ricordo che la prossima settimana il tema sarà torna per una volta il buon Gabane con alcuni suoi fan e parleremo della rievocazione di Ciconicco di Fagagna, insomma della passione di Cristo che quindi si svolgerà il venerdì successivo. Caro Furlan, vedrai che adesso ce la facciamo. Scherzavo con Martina, è la seconda volta che ti innesco, ma tra musica, telefonate e... Presente. Anche questo è lo scrigno. Dicevamo, sì. Dicevi che non è stato poi così facile trovare queste... Sì. Ci puoi dire che cosa abbiamo su questo tavolino? Sì, adesso tavolino? Così un pochettino velocemente, no? Dunque questo qua è il cosiddetto pan e vin, quello che i nonni dicevano assaggia... che sa un po' di aceto, il rumex acetosa. Che cosa si può fare con questo? Si mangia insalata crudo, le foglioline giovani, no? Si mangiano insalata, buonissime, hanno un gusto acetato. I classici urticions, humulus lupulus, famiglia, è una cannabiacea, famiglia della marijuana, stessa famiglia. Scusa? Ci fanno, sì, stessa famiglia. Quindi, cioè, se io dovessi farmi un'insalatina... Se fumi le foglie secche, sì. E il fiore femminile chiamato cono, sì. Che è pieno di resine, quando lo tocchi senti questa roba attaccaticcia. Non ho esperienza. No, nemmeno io. Sì. Io lo so perché quando vado a raccogliere... Ah, ho capito. No, e poi senti un profumo, sì, mentolato, sì, buono, no? Sì. Dicono almeno che qualcuno mostra se le fuma. Che magari adesso può prendere... Adesso non so sinceramente, però grazie. I fiori femminili in questo momento non ci sono, no? Sono chiamati fiori, ma in realtà non sono fiori. Poi abbiamo il piano piano. In friulano il confenon. Sì. Papavero eas, papavero sempre meno presente perché in questi ultimi anni un po' i diserbi, un po' le monoculture, poi queste arature veloci, no? Cioè non hanno nemmeno raccolto le piante che già stanno arando, dunque abbiamo difficoltà a rintracciare le piante. Molto buona, un amico oggi mi ha detto che vicino a casa sua il campo è pieno e io in settimana andrò a fare un saltino, insomma, no? Se non quindi altro per vedere. Come, sempre insalata o possono essere... No, queste qua le sate, da crude non sono il massimo. Ce n'è un'infinità di papaveri, cambiano la fisionomia uno dall'altro, le foglioline, dunque una persona che raccoglie uno difficilmente raccoglie l'altro, io questo lo spiego quando faccio delle varie conferenze. Allora dico basta tagliarlo, dietro annusare, e ha un odore specifico che tutte le altre piante hanno, dunque similari, no? Dunque basta raccogliere, annusare e ci si rende un po' conto. Questa qua è un'ottima pianticella, questa è la Cardamine hirsuta, un crescione primaticcio, e chi ha l'orto si accorge che quando la pianta è grande ha queste siliquie, che sono di microscopici fagiolini, quando sono alti, come tocchi la pianta, vanno in giro per tutto l'orto, dunque la gente le riconosce. Già a gennaio spunta subito, sì, come si dice, non proprio in piena terra ma dove il terreno un po' mezzo incolto con sassi, si trova queste cupole di foglioline belle fresche e viene mangiata regolarmente. Poi abbiamo il tarassaco qua da noi, il tarassaco la fa da padrone, no? In questi momenti adesso dovrebbe avere i bottoni floreali, qua sono stati un po' tolti, ecco qua. Questi sono i bottoni floreali che naturalmente si fanno, i capperi friulani vengono chiamati, ma bisogna raccoglierli quando sono piccolissimi e proprio chiusi a fil di terra, perché come cominciano a gonfiarsi, se li cucini loro sono già dentro colorati e fai una papocchia non ben definita. No? Senti, allora, un tempo quando c'erano, forse non c'erano né i vegani né i vegetariani, c'era tanta fame. Sì, ma c'era tutta questa conoscenza? Cioè i friulani qualcuno, e non erano al corrente di tutto questo? Diciamo che non tutti i friulani, molte persone senz'altro, chi dove tramandavano, no? Perché non avevi tanti libri per poter imparare, però c'era la gente che tramandava. Io ho cominciato così con mio nonno e mia nonna
e mi ricordo quando si andava nell'orto io e mio fratello, col nonno oggi non andrei a trovarlo, no? Ma quella volta ero bambino, e come arrivavo là ci diceva andiamo a togliere l'erba nell'orto, lui era un po' claudicante col bastone, e noi lì togliere, lui no questa, no quella, quella lì sì, e ci fregava ogni giorno, no? Senti Ennio, ma quando le persone vanno a fare le camminate non guardano molte volte la terra? No, raramente non guardano mai per terra, perché basterebbe guardare per terra e si vede tanta roba. E ho diversi amici che mi dicono con te non si muore mai di fame. Cioè, volendo c'è tanta cosa da mangiare. E non c'è, ultimamente col benessere, mio padre lavorava nei cantieri a Monfalcone, il benessere ha portato un po' via. Adesso non sono sicuro il 100%, ma sembra che qualcosa ritorni. Però se non sono i gruppi che fanno questa continuità, non si può andare dietro a una persona sola, perché se non conosce bene il rischio è troppo alto. Perché? Cosa può succedere? Perché si perché muore. Ci sono anche le erbe velenose. Per esempio il colchico, vi ricordate che sono morte due persone in autunno che hanno mangiato lo zafferano che hanno trovato nei prati? Era questa pianta. Questa pianta qua adesso spunta, questo è il bulbo vecchio. Se noi andiamo a stirparla dal terreno si strappa il bulbo vecchio e rimane solamente la parte bianca, dunque è già una prima fregatura per chi lo tira su. Si confronta con l'agliursino, ma l'agliursino ha un bulbo bianco e ha due foglie e basta. Il colchico ha più foglie che sono fino al bulbo sotto, cioè la foglia è attorcigliata, dunque chi lo tira fuori ma guarda poi va a vedere con calma, vede che la foglia è attorcigliata sotto fino al bulbo. E quello cosa vuol dire che? E vuol dire che bastano 2 mg di principio attivo per un funerale. Ah. Non ci vuol tanto. Benissimo, tienile pure lontano, carissimo, perché... Allora, vicino a te chi c'è? Occhio allo scalino. Sì, è Domenico, un carissimo amico Mimmo, uno chef. Buonasera. Domenico, buonasera, vieni pure da queste sì. parti, forse ti devi... Adesso ci accomodiamo qua. Lei si accomodi qua, intanto sì. volevo, perché non volevo dimenticarmi un evento, Pierangelo ha una telefonata, pronto? 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 Buonasera. Buonasera. Da dove ci chiama? Da Ronchi dei Legionari. Prego. Allora, io sono Gon Corrado, conosciuto più che altro per il presepe di Ste, ma volevo farvi innanzitutto i complimenti perché seguo sempre... la vostra trasmissione, scusate, sono un po' influenzato oggi, ho una voce un po'. Seguo sempre la vostra trasmissione e ringraziare sia tutto per il Friuli, ma in particolare tutte quelle persone che praticamente, gratuitamente, spiegano tutte queste cose. Da questa trasmissione, anche trasmissioni di settimane passate, anche persone volontarie dei musei, perché molte cose... si possono sapere solamente perché sono state tramandate, e questo secondo me è una cosa molto importante. Io vorrei ringraziare tutte queste persone, da, diciamo, da quelle che passano nella vostra trasmissione anche a altre persone che stanno ascoltando le trasmissioni. Lei ha centrato l'obiettivo perché sono la nostra risorsa, quindi anche persone che non sono abituate ad andare in televisione, però sono qui da più di 10 anni, quindi ha centrato in pieno, e la ringrazio per questa sottolineatura. Gon, pronto? Io sì, sono qua. Io vi saluto, vi ringrazio e continuo a seguire le vostre trasmissioni. La ringrazio. E noi cercheremo di farle ancora meglio, proprio per farla rimanere lì. Grazie. Allora, un saluto a Mimmo, i suoi fans. Qua non si firma, e lei Mimmo? Sì. Però qua non si firmano. Devo avere fans. Non so se, oltre che essere un bravo conoscitore di erbe, è anche un bravo cantante, Ennio Furlan. Approfitta, ciao da Francesco. Poi magari ci proviamo. Come vedete per la trasmissione, è la prima volta che vi vedo. Oh, che bello. Quindi, ma vi assicuro che sono rimasto entusiasta della magnifica atmosfera, musica e sapore del nostro passato. Giuseppe, beh, voi sapete che insomma abbiamo le fisarmoniche, qualche volta sì, qualche volta no, e quindi stasera le faremo cantare. Un saluto al maestro Marco da Tommaso, quindi penso sia un altro allievo. Sandro ti dona quel cappello, quindi sempre per... c'è qualcuno che vuole bene a Scarciglia. Quando c'è passione e impegno come lo mettete voi è tutt'altra musica. Un saluto all'orchestra della famiglia Pontoni, questo è per voi. Un saluto a Marco Comino dai solisti da Evelyn e famiglia. Oggi, grazie... quindi questo Roberto Trentin, che salutiamo... dice, c'è uno slogan, 1 più 1 cosa fa? Fa 2. Però Telefriuli è il canale
1. No, no, è la RAI, carissimo. Canale 11. Ah, quindi capisci, 1 più 1, due volte numero 1, caro Mimmo. Grazie Trentin. Saluti ai solisti bravi e saluti a Marco. Un saluto ancora al grande chitarrista da Ettore Pastelli da Pulfero. Allora, abbiamo 8 secondi. Non c'è problema, in 8 secondi cerchiamo di creare il piatto. No, stavo scherzando, puoi iniziarlo, poi lo finiamo. Sì, Mimmo. Non c'è. Allora, Mimmo, sì. Le erbe sì. possono essere, in questo caso abbiamo una frittata, sì, esatto. come si accompagnano? Possono fare le soliste? O per... Sì, anche se possono fare le soliste, come diceva il nostro amico Ennio, in delle insalate, in anche solo bollite, condite con dell'olio di oliva, insomma. Possono essere accompagnate con della pasta, con delle carni, anche con del pesce, ecco. E tiro via. Noi stasera abbiamo fatto delle caramelle di con in friulano scloppite, sono silene vulgaris in italiano, ecco. E io ho preparato una crema di erbette rosse che per dare un po' di colore al piatto. Andiamo ad appoggiare i nostri ravioli a caramella che abbiamo già cucinato, li disponiamo in maniera così anche l'occhio vuole la sua scusa, parte. Scusa Mimmo, vedo che non si, il pubblico non si sia addormentato. Mi sì. fate lo stupore, com'è? Grazie, ecco, grazie. Ne mettiamo 5 così. Ogni tanto, caro Mimmo, devo fare dei test questi giusto, ecco. si distraggono. La carbone sta già puntando dritto, vedi, proprio in asse la carbone. In queste caramelle così fatte a ravioli c'è della ricotta fresca di Anemonzo con il silene, del formaggio e un rosso d'uovo, della noce moscata, un impasto così. Abbiamo... Senti, per sentirsi Prego. Sazi, quanti pezzi? Beh, bisogna vedere uno cosa mangia, no? Se mangia solo ravioli, per sentirsi sazio devi mangiare almeno 10, ecco. Sì. Ma se fai un antipastino e un raviolo e poi magari sempre a base di erbe e un secondino di carne, insomma... Senti, le tue origini dove portano? Io sono pugliese. Pugliese? Però amo il Friuli perché sono tanti anni che sono in Friuli e... Senti, come mi lanceresti? Prima però ancora un qualche messaggino. Sì. Come sempre il vostro intrattenimento è piacevole perché coinvolge le persone di tutte le età. Saluti dai suoceri Lella ed Elia. È la prima volta che vi seguiamo in streaming. Bravissimi. Grazie alla fibra... di una nota, fibra team, super interessante questo intervento sulle erbe selvatiche, mandi, Monica e Remo. Diteci da dove scrivete però Monica e Remo. Scorsa volta almeno uno puoi leggerlo, 26 sms, questo dice che ha mandato 26 sms. Bravo il mio Marchetto, mamma e Jordi, c'è un Marchetto tra... sempre lui, sì benissimo. Un grande saluto allo chef Mimmo da San Giorgio di Nogaro. Voilà. In pugliese, sì. Come mi lanceresti la pubblicità guardando dritto a Di Bernardo? Guardalo là. Pubblicità. Cioè semplicemente pubblicità. E continuate a seguirci in pugliese? E continuate a seguirci, non mi faccia fare queste figure. Lo dica. Sine. Fine. No, sine. Ah, è in pugliese. Appunto. Guardateci. C'è un accento. Allora, ancora un saluto a Marco dai solisti friulani, Sandro da Pignano. Mimmo, ci sono 3 posti per cena domani sera, Fabrizio. Guardi, mi faccia sapere, vediamo di combinare. Al papà chitarrista più figo del mondo, le tue Joe e Ste, Ettore è qua con noi e ti saluta anche lui. Dovevi terminare, Mimmo? Sì, allora terminiamo il piatto e abbiamo detto i ravioli. Dopo, come sempre, aggiungiamo dei fiorellini che... sempre che si possono mangiare. Dopo ho fatto chiamiamola spugna, sempre fatto con l'erbetta rossa, così per guarnire un po' il piatto. Guarda e diamo anche una croccantezza al piatto, no? Tu continui a decorare. Sì. Ennio, ma queste sono margherite? Queste si possono mangiare? Si possono mangiare? Sì, le margherite che si chiamano Bellis Perennis. Bellis perennis. Un po' come... Sì. Viole, primule, margherite, si mangiano tutte.
belli, foglie e tutto quanto. Non la margherita, direi un po' meno il fiore, per un motivo solo però, perché la parte centrale dove sono tutti questi fiorellini arancio sono un po' compatti e sono come le uova sode, no? Ti soffocano un po', dunque misurare, ecco, nelle misture. Misura. Allora, grande Mimmo, un saluto da Tarvisio, Barbara e Stefano. Un saluto ai soliti, in particolare al Baron, Cira, Angelica e Cristina. Qui ci state accerchiando perché stanno arrivando sms ma anche dei messaggi WhatsApp. Tanti auguri a Gesuino di Lumignaco che ha compiuto ieri 75 anni. Questo l'abbiamo già letto dall'altra parte. Bravo conoscitore, quindi avete mandato sia sull'SMS che sul WhatsApp, messaggio WhatsApp. Abbiamo terminato, carissimo. Bene. Questi che biscotti sono, questi non li hai fatti tu? No, questi qua li hai fatti il signor Ennio, perché sì. Anche... E anche lui, la frittata? La frittata è del signore che in qual è? Tra il pubblico. E quel signore lì, che anche lui è un cuoco... Passiamo un attimo il microfono, Carbone. Lei che è così atletica e agile, grazie Carbone. Ecco... Il cowboy può rimanere... No, no, bene, molto bene. Ecco, mi spieghi un po' con cosa... Ma la frittata è fatta con le classiche uova intere, senza guscio. Senza guscio. Senza guscio. Senza guscio. E l'urtizzon. E? L'urtizzon. Di dov'è lei? Di Porpetto. Ma l'urtizzon dove l'hai chiattato? L'urtizzon tra i baraz. Sentite, i baraz. Baraz. Mi piace sentire Sanzorz. Sanzorz. Baraz e quindi podio tagliale intanto. Come no? Sì. Quindi spiegami quante uova per questa frittata, caro? 14 mi sembra. 14, benissimo. E dopo cosa abbiamo aggiunto? Uova, urtizzon. Senti, per cucinarla quanto tempo? Quanto basta? Ho capito, è buon gnocco. Non so, uno controlla i minuti che sì, stai a cucinare la frittata. Furla, se quanto ci vuole? Quella lì ci va un 10 minuti, perché se la fai con due uova, dai. Perché so che in cucina ti dicono, voi cuochi avete dei segreti, no? Perché fate le frittate alte. Sì. Allora mi viene sempre da dire che per fare una frittata alta, in cucina come minimo metti dentro 20 uova, no? E viene alta. Buonissima. Io invece l'ho fatta alta con due uova sole. Con? Due uova. Due uova sole. Sì, l'ho fatta morbida, la frittata, l'ho messa nel bicchierino, quello che si beve lo sgroppino, ho fatto la foto, la frittata era alta 12 cm, con due uova. Dopata? L'ho messa nel bicchierino, no? Ecco. È l'unico sistema per farla alta con due uova. Scusa, posso andare a donare la mia valletta? Tranquillamente. Grazie. Cara. Grazie. Tutta per te, cara. Adesso. Addentala. Sì. Pasqualino, riuscite così intanto? Boscuti e nelle retrovie, Paolo Boscuti. Paolo Bassi vuole una fettina? No, grazie, prego. Con cosa andiamo? Mi chiamo tutte le signore. Sì. Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me. Non vivo più senza te, anche se una signora per bene ignora le mie lacrime. Le mie mani van su, e la sua bocca, il suo petto è su. La mia testa fa. La signora no, mi piace, non vivo più senza te, anche se. Tanti papaveri rossi come sangue inebriano. Non vivo più senza te, anche se la luce cala puntuale sulla vecchia torre al mare. Sarà che il vino cala forte, più veloce del sole. Sarà che sono al comodo, c'è che non riesci a evitare. Sarà che ballano sta pizzica. La signora no, mi piace.
io signora no. Le mie mani van su, la sua bocca butta sempre di su, la mia setta, la mia testa fa, signora no, piace, no signora no, piace, no signora no, ti prego, no signora no, succedono le cose poi succedono, in un mio molto piccolo ci si ritroverà. Sui petti l'hanno sì, ritarderanno un po'. Mi piace, mi piace, ti prego. Non vivo più senza te, anche se, anche se. Con la vacanza e il saletto ho fatto un giro dentro me. Più senza te, anche se, anche se. La solitudine nera e non è sera, solitudine sporca e ti divora, solitudine suono che si sente senza te. Molto bene. Allora, saluto Vania che ci sta guardando e che sarà presente la prossima settimana e anche la Dega, perché così si chiama, e che ci sta guardando in streaming da Schio, quindi mi hanno appena scritto che sono lì. Un carissimo saluto a Mimmo da Rivignano, Enrico e Alessia. Un saluto al grande chef Mimmo dal suo staff San Giorgio di Nogaro. Un saluto a Mimmo dai suoi amici di San Giorgio di Nogaro. Bravo come sempre, ciao a tutta la trasmissione. Pasqualino, i solisti, bravi, bravi, saluti a tutti da Feletto, goodbye, no scusa, Jordi Anto. Saluti ancora Emanuele, tuo fratello lo hai mandato in vacanza, saluti dalla Miss di Ramandolo. Siamo là. Bellissimo. Allora, dov'è Baron? Tu sei microfonato. Prego. Parliamo ovviamente fra poco anche ancora di erbe spontanee, ma sei il fornitore ufficiale di questi cappelli. Mi puoi spiegare un po' da dove nasce questa passione? No, è una passione che nasce ogni tanto quando eravamo giovani con la moglie e con gli amici, si faceva qualche giretto per il mondo, conseguentemente ogni posto che vai raccogli un cappello, no? Ma non solo cappelli, cappelli e coltelli. Coltelli, come la signora Bianca, io ho la passione anch'io di funghi, più funghi che non erbe, quindi quando raccogli un fungo devi avere il coltello, chiaramente, no? E devi guardarlo, devi meditare, devi saporarlo, devi accarezzarlo, devi estirparlo piano piano e già devi pregustare quello che succederà dopo quando lo riponi nel cestino. E da una parte hai il coltello, dall'altra parte hai il fungo e le mani impegnate. E in giro ti girano tutti i moscerini, le mosche che ti danno fastidio. Allora serve un cappello, che l'abbiamo stato trovato in Australia, che è laggiù. Con quello intanto scuoti e puoi fare la funzione in piena tranquillità. Quindi scusi, finito. Si alzi un attimo perché questo è un momento importante. Tutto qua. Eccolo, guardate la bellezza. E così non, le mosche non ti danno fastidio. Ecco. Dulcis in fondo, un salutino a mia moglie, ai miei nipotini e agli amici che mi stanno guardando. E un particolare saluto a Ghena e Fabiana del bar di Pavia di Udine. Ho finito. Senti, Baron, giusto rapido, i tre vicino a te che cappelli portano? Prego? I tre cappelli sono sempre tuoi, no? Sì. Dimmi che tipo, da dove arrivano. Questo è un cappello che abbiamo trovato in America, una cosa semplice, un po' così, come quegli altri anche, quelli, e anche questo, no? Quello è un cappello che viene dal Tibet, quello è un cappello che viene dal Perù. Cioè, scusa, quello dal Tibet è quello che sembra che abbia una prego? Sì, quello che sembra che abbia una marmotta in... Sì, quel signore lì. Quello dei moscerini viene dall'Australia, che me l'ha portato un amico. Quell'altro viene sempre dalla California, questo viene dal Texas. Quei due neri vengono dal Montana,
America. Quello che è in testa la signora viene dall'Austria, da una birreria austriaca. Ecco, l'uomo dei moscerini, lei adesso per mezz'ora, perché fa caldo, ecco, mi vada così, perché abbiamo bisogno, fa tanto caldo, ha detto, lei vada avanti così, sì, per mezz'oretta vibri. Sembra di no, però sì. Servo, eh? No, no, ma, no, ma che si continui. Caro Furlan, vicino a Baron, chi c'è? Vicino a Baron c'è il presidente attuale del gruppo Micologia Botanica Udinese. Gianpaolo Pascolo. Pascolo, buonasera. Buonasera. Micologia e botanica ritengo sia uno dei primi gruppi, o il primo in assoluto, che ha aggiunto la parola botanica a fianco di micologia. Alterniamo lo studio della micologia e della botanica, uno studio semplice, capibile da molte persone, e per un semplice e facile riconoscimento sia di funghi che di piante, di erbe spontanee, e in studio, in base a quello che la natura ci offre durante le nostre passeggiate, durante l'arco dell'anno lo studiamo dal vivo con una telecamera microscopio in maniera da proiettarla e vederla nei minimi particolari e dettagli. Senta, ma quanto si sa e quanto non si sa? Allora, si sa pochissimo e penso che dobbiamo ancora imparare molto. E molte persone è opportuno che approfondiscano la loro conoscenza se si approcciano a raccogliere erbe o funghi. Ecco, senta, poi andiamo in pubblicità. Per chi volesse avvicinarsi al vostro mondo, cosa deve fare? Specialmente durante la pubblicità, prendere un libro di botanica o di micologia ed iniziare ad aprirlo. Bene. Pubblicità! No, aspetti, aspetti. Ah. Per arrivare alla vostra associazione? Allora, noi ci troviamo tutti i mercoledì, il primo e il terzo lo dedichiamo alla micologia, il secondo e il quarto alla botanica e di tutto il periodo dell'anno, ad eccezione del periodo delle ferie. Perfetto. Lei va a cavallo adesso? No, no, ho solo il cappello. Ah, grazie. A Cusignaco? Va a cavallo a Cusignaco? No, 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 il gruppo Micologia Botanica Udinese. A Cusignaco? Cusignaco. Che tu conosci molto bene. Sì, io abito lì a Paparotti, no? Nella contea di nella Paparotti. Nella contea. Anche se sono bisiaco, naturalmente, no? Andiamo in pubblicità? Sì, da pubblicità. Allora, meravigliosa, meravigliosa l'orchestra I Petris. Un caro saluto a Gabriele e Maria Rosa da un'amica di Trieste. Un grosso augurio e buon compleanno a Lauro Piovesan di Bertiolo, che oggi festeggia il suo 54esimo compleanno, da tutti gli amici. Un salutone al nostro super Mimmo, grande cuoco che riflette sulla sua passione e il suo grande cuore nei piatti, Vanessa, Ugo e Lisa. Un saluto allo chef Mimmo, da Arianna e Gennaro da Rivignano. Buonasera, come sempre, complimenti per la trasmissione, grazie, molto interessante e simpatica. Approfitto per salutare con un dolcissimo bacio la mia principessa, ringraziandola per il meraviglioso pomeriggio. Ah, passato insieme, grazie Max, saranno andati a raccogliere le erbe spontanee, Piero. Un saluto al mitico Marco da Gabri di Fagagna, un saluto a Emanuele dai colleghi della Snaidero, un saluto a Furlan, Piero Baron, Costantini e a tutta la trasmissione, è un ottimo successo e guardiamo sempre da Porpetto, Loretta e Anedi, Amis dai Fonks e da Arbis. Anche se assenti, siamo con voi. Un saluto a Furlan, Parone e Costantini del gruppo micologico del Palmarino, Mandi, Paolino e Anedi. Tanti auguri e buon compleanno a Dario Munini, a nonna Carolina di San Daniele, da parte di quelli di Moimacco. Prima di andare avanti con gli ospiti, una telefonata fra pochi istanti, dovremmo averla. C'è? Sì? Pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera, volevo salutare in diretta Marco, il chitarrista del complesso. Lei da dove chiama, signora? Chiamo da Udine. Ok, ma è severa lei, signora? Com'è? La sento dura, la sento dura. No, come dura? Volevo salutare Marta, eccolo qua. Sì, però provi a sorridere. Signora, signora, sorrida un po', provi a ridere. Mi faccia una risata in diretta, provi. Una risata? Sì. Grazie. Molto bene. Questa è per salutare tutti gli ospiti e anche Vede? Paroni. Grazie, signora. Mi piace sentir sorridere. Ciao Paroni, sai chi sono? No, cara, no. Io sono la tigre di Monte Aperta del Friuli. Che sei stata qua? Sei stata qua da questa... sì, abbiamo sì, fatto sono una... stata da voi anche. Certo. Grazie, sai? Sì. Ti saluto.
Comunque un saluto a tutti, specialmente a Marco. Guardi, abbiamo... Grazie Maria. Ecco, più di così non so cosa ci vediamo. Fare. Ecco. Vai Marco che sei forte. Grazie Anna Lia. Bene. Mandi a tutti, un saluto di nuovo. Bene. Andiamo via rapidi rapidi. L'uomo con il cappello da castoro. Buonasera. Lei invece che cosa fa qua? Io sono stato invitato e sì. Sono un presidente anch'io di un'associazione che è una new entry, diciamo, a livello del Friuli Venezia Giulia, parla di tematiche ambientaliste. Noi ci occupiamo di, si chiama Associazione Le Sorgive, ha sede a Castione di Zoppola, in provincia di Pordenone, e ci occupiamo di tematiche relative alla biodiversità, cerchiamo di approfondire, divulgare. Senta, ma a Zoppola si trovano queste... Sì, sono un po' dappertutto queste erbe qua, non è, è una ricchezza del nostro territorio. In tutta la nostra regione ci sono delle, delle zone, diciamo, più o meno abbastanza, diciamo, localizzate, no? Non sono dappertutto. Purtroppo la, il nostro, i lavori che stanno facendo in giro, cioè le continue, diciamo, opere di urbanizzazione stanno rendendo il nostro territorio sempre più povero. Senta, ma lei è ghiotto di che cosa rispetto a me? Di tutto. Di tutto? Di tutto, sì, sì. Io mi occupo di funghi, però le erbe non, sono anche la mia passione, anche quello. Quindi grazie a Ennio che sta veramente, io sono socio anche del gruppo MB, Udi, Udine, quindi sto veramente appassionandomi anche a questo mondo qua che per me era inizialmente sconosciuto. Un mondo meraviglioso come quello dei funghi, un mondo eccezionale. Veramente. Guardi Buttazzoni, guardi cosa sta facendo. Sì, guardi, guardi, no, veramente eccezionale. Sì. Belli, no? Sì, bellissimi, bellissimi. Sono... vede la crescita dei funghi, sono immagini meravigliose. Niente, io direi che... Ma senta, i funghi a Zoppola dove si trovano? Si trovano, i funghi sono dappertutto. Da, sì, ma lei da... continua a essere vago, sia... No, porcini non ci sono a Zoppola, ecco, quello poi... tengo. Però ci sono tantissimi chiodini e tantissimi... Se lei mi dice dove si trovano i chiodini, io le regalo una fetta di frittata. Con... Bene, glielo dico a quattro occhi dopo, va bene. E io non posso dirlo perché... Io, Se vuole le dico dove sono i pipparelli piuttosto che i chiodini, perché sono molto più buoni i pipparelli. Li conosci i pipparelli? Certo. Ah, ecco, quindi... Lei sa cucinarli? Sì, cucino. Sono un po' delicatini però. No, non come i chiodini, sono meno delicati dei chiodini. I chiodini devono avere una preparazione particolare. Sono funghi tossici, i chiodini da crudi, lo sappiamo, no? Devono essere cotti almeno 40 minuti, l'acqua deve essere poi buttata via. E dopodiché vanno cucinati per un periodo piuttosto lungo, invece i pioparelli sono come i porcini, vanno cucinati normalmente 20 minuti, 25 minuti in padella. Ci vediamo a cena, insomma. Sì. Grazie dell'invito. Prego, non c'è di che. È celebre nei nostri gruppi perché siamo tre gruppi proprio molto affiatati che ci scambiamo naturalmente le varie conferenze. E la cena, cioè la frase di ruolo è: i funghi sono tutti commestibili. Alcuni una volta sola. Sì, beh, la battuta senso. Ci sta, occhio quindi. Un invito particolare, bisogna stare molto attenti ai funghi, bisogna sempre conoscerli prima di consumarli. Lei guardi, con questo cappello è molto più credibile. Quindi sì. Devo dire, proprio sì. La stimo. Guarda. Non sono molto credibile. No, perché è meglio sorridere. Andiamo, chi è l'altro uomo in nero, Furlan? È quello con i capelli bianchi? Sì, quello sì. Sì. È Costantini, Sergio. E chi è? È quello lì, un micologo di quelli quello con la M maiuscola, ma è anche socio, come tanti di noi, del GREF, il gruppo di ricerca floristica del Friuli Venezia Giulia. Ecco, senta Costantini, nelle immagini a supporto mandate alla nostra Buttazzoni vediamo questa natura rispecchia la realtà. Succede anche così? Succede... Sono immagini, diciamo, accelerate. Che visivamente molto meno in velocità, insomma, queste qua sono state delle immagini molto veloci, ma rispecchia la natura naturalmente di un certo tipo, boschiva, quella che non si può più vedere per esempio nelle pianure friulane. Se vuole mi riallaccio un secondo al discorso che facevate prima sulle erbe, che è era il sostentamento di tutta la popolazione contadina di una volta, insomma. Faccia conto che
anche si studiavano le erbe a scuola, nei ginnasi della fine dell'Ottocento italiani, era obbligatorio per gli alunni, gli allievi, di avere un erbario, di fare un erbario. A casa? A casa, ma di presentarlo a scuola. Cioè, già a scuola ritenevano molto importante avere queste capacità di riconoscimento delle erbe. E negli erbari della fine dell'Ottocento, io ho avuto occasione di vedere l'erbario del conte romano, fatto alla fine dell'Ottocento, troviamo dei fiori e delle piante a livello sagittale prese, raccolte a Udine, che sono sparite dagli anni 60 dalle nostre coltivazioni. Cioè c'è un problema veramente di varie qualità. Comunque molte erbe di queste sono sinantropiche e si raccolgono grazie alla presenza dell'uomo. Dunque c'è tutto un concatenarsi di eventi e di ricerche. C'è però lei mi evidenzia che c'è un problema di cultura. Sì, sì, esattamente, perché con l'industrializzazione, abbiamo visto in Friuli, si sono spopolate le zone contadine e le zone che vivevano di terra. Sono andate a finire, non so, cito le valli Natisone, che sono state spopolate dal Manzanese, o la zona pedemontana del Pordenonese, che è stata assorbita da cosa? Dica. Questa mano si sta muovendo bene o no? Diciamo che a vedere così penso che sia una cosa fasulla. Perché fasulla? Creata. Sì, creata ad arte, perché non è il suo ambiente. Bisognerebbe vedere qualcosa di più ampio. Ecco, questo è più adatto. Eh beh, siamo sempre lì, eh? Sì, vabbè, allora non dico niente. Non è cambiato... Ecco, allora non dico niente. Senta, lei quanto riuscirebbe a parlare di erbe? In tempi? Quanto? Se vuole un'ora. Posso. Ecco, allora scambiamoci i numeri che magari mi dà una mano a fare una trasmissione così. Anche avrà... due. Anche vuole. Due? Grazie. Sì, ce n'è un mare di... ma dopo selezioniamo e sì, facciamo una trasmissione. Bene. Un saluto al grande Ennio Furlan da Gianni il Sardo. Vi devono mandare sulla RAI. No, ma noi stiamo bene a Telefriuli, sta scherzando. Sono già qua. Non c'è Daniele, comunque bravi tutti, rivedremo a Ramandolo. Penso che sia rivolto all'orchestra. Un saluto a Furlan, sono stato a Durti Zones ma non ho trovato niente. Quanto aspetteremo? Un saluto da Guerrino di Pampaluna. Molto interessante questa trasmissione, specialmente per le persone che cucinano molto bene, perché questa sera c'è anche la fisarmonica che trasmette tanta allegria. Contraccambio il bel pomeriggio a Max, la principessa, quindi evidentemente siete contenti tutti e due. Mandi Pasqualino e colleghi da Franco Coccolo. Con cosa andiamo? Baron, con cosa andiamo? Oh. Whatever you want, whatever you like, whatever you say, you pay your money, you take your choice. Whatever you need, whatever you use, whatever you win, whatever you lose. You show me out, you show me out. You look for trouble, turn around, give me a shout. You take it all, you squeeze me dry, and not today. To the sound of the Austin rock and roll, and rock it to the rhythm of body's soul. I'm gonna take it to the sky, gonna fly you through the stars.
Can you rock it? Can you roll in up to the mats? You keep a trying more than more. Yes, you are ready to take a ride to the land of fantasy. Now we're rocking, can you roll in up to the mass? Pubblicità, a tra poco. E poi ricominciare quello che resta. Ecco qua, avete visto la mia meravigliosissima schiena. Che, allora volevo. Valletta, vieni un attimo. Ti ho abbassato, quindi sei scesa di qualche piano, cara. Sì. Dobbiamo allora donare all'uomo in bianco, quello, lo vedi quello, Catalin Frangelli. L'uomo in bianco, sì, è nero, grazie. Vorrei anche un bacino, che affetto, simpatia. Sì. Grazie, Bianca. Ecco, questo è un grande momento. Il castoro. Grazie. Due, ne voglio due. Sì, di qua, di due. Ecco, sì. Ancora. Grazie. Creatura, la signora rapidissima. Signora, questo è il cowboy? Il cowboy. Grazie, va bene. E il mitico Baron? Vada con Baron. No, lui, l'uomo. Sì, cara. Sono io. Grazie. Ti abbraccio anche lei. Sì. Ecco. Grazie. L'orchestra? Alla signora? Vada, sì, alla signora, sì. Sentite sullo sfondo una musica sensualissima, la ciorba, signora, che io e lei balleremo assieme. Benissimo. Andiamo da Furlan. Tutti e due. Grazie. E dopo la ciorba, saluto sempre a Paolo Boscutti, che è stato in Boschetti. Se figuri. Siamo pronti con la ciorba e poi andiamo con la rubrica di ballo. E questo è per lei, l'accompagno. Grazie. Vada, signora. Vai con la ciorba. Thank you.
Beh, l'accompagnamento c'è stato, non so se hai visto l'uomo di Zoppola, hai visto che c'era una bestia pelosa che non mi permetterei mai, però Butazzoni te l'ha messa, non so se era dedicata, caro amico, amico dei castori, quindi mitici solisti, un saluto a tutti, in particolare a Pasqualino, sperando che un giorno possa imparare a giocare a calcetto come suona la fisarmonica. Ivan e Silvia, tanti saluti dal presidente di Maiano a Pasqualino. Sei un mito, complimenti per la trasmissione anche a Maiano. Abbiamo un bel gruppo micologico. Mandi Daniele, ciao. Un caro saluto, una serena Pasqua allo chef Ennio, da Sergio, Teresa ed Elena di Premariaco. Grazie, grazie. Allora, io direi, non voglio dimenticarmi, prossima settimana saremo in diretta con, o meglio, questa settimana, domenica, con il buon Paolo Bassi, campanile della domenica, accanto al Duomo di Gemona per la giornata FAI, quindi seguiteci dalle 11:30. Caro Baldo, lei è pronto? Bravo, Buttazzoni, Buttazzoni, me lo ricorda? Grazie. Allora, questa è la locandina, un evento importante, Lions Club di San Daniele, in collaborazione con l'amministrazione comunale e la parrocchia di San Michele Arcangelo, organizza un convegno dedicato al tumore al seno, venerdì 23 marzo alle 18:30. Tutti i relatori provengono dall'azienda sanitaria di San Daniele e sono il dottor Enrico Vigevani, la dottoressa Chiara Del Frate, la dottoressa Giuliana Gentile, e quindi ci sarà la possibilità anche per fare delle domande su questo problema, questo grosso problema, sul quale insomma si sta facendo anche un grosso lavoro di prevenzione, e questa serata va proprio in questa direzione. Quindi grazie al Lions Club che ci ha informato di questo. Questa notizia. Allora, è pronto Baldo, che stava molto bene a tempo con i Petris e i solisti friulani. Siamo pronti con... No, siamo quasi pronti. Allora, io intanto... siamo pronti. Grazie, regia. Buonasera, buonasera a tutti. Ti sei divertito, Baldo? Divertito da matti, guarda, bravissimi sono. E stasera vi porto leggermente fuori confine. Infatti un tempo, in una casetta, in una località vicino a Caporetto, che una volta era Italia, viveva un contadino che amava molto il vino. Infatti andava sempre nella stessa osteria, beveva un bicchiere e dopo... un altro in onore di San Giovanni, un altro in onore di San Giovanni. Alla fine, alla sera, veniva fuori che era molto traballante. Infatti, una sera che particolarmente aveva bevuto tanti San Giovanni, decise di tagliare la strada passando per il paese e cosa trovò? Una forca con un impiccato. Allora si mise a sbraitare. «Ehi tu! Domani sera vieni a cena da me!» Improvvisamente quell'altro rispose: «Certo che verrò, prepara tutto per bene!» Il sangue si gelò nelle vene e la sbornia passò di colpo. E egli, tutto col cuore in tumulto, si gettò a corsa sfrenata verso casa. Si chiuse nella camera, ma non riuscì a dormire tutta la notte. E l'indomani mattina andò presto dal prete e gli raccontò tutta la storia, questa strana storia che era successa. Il prete, quasi sorridendo, serafico, gli disse: «E va bene, lo hai invitato, te lo devi aspettare, no?» Allora questo qui, una giornata d'inferno, aspetta che aspetta, prepara tutto, prepara la cena. Allora, canonica degli spiriti, arriva l'impiccato. Sbraita, beve, mangia, rompe i piatti. E l'altro, terrorizzato, era lì che lo guardava, e alla fine gli disse: «Senti, adesso sono stato io a casa tua, domani vieni tu da me.» E quell'altro, tutto pieno di paura: «E dove devo venire? Dove mi hai trovato impiccato sulla forca?» Porca malora, altra giornata terribile per questo pover'uomo. E l'indomani, alla sera, all'ora dei vespri, si avvia, mogio mogio, e non si ferma nella solita osteria. A questo punto davanti a lui si presenta un giovane vestito di bianco e gli dice: «Non entri a bere un bicchiere in onore di San Giovanni?» «No, no, no, non ho tempo stasera, ho altre cose da fare.» «Ma dai, vieni a bere un bicchiere in onore di San Giovanni.» E alla fine lo convince, lo porta dentro e beve altro che un bicchiere in onore di San Giovanni. E poi si avvia barcollando verso la sua meta nel paese.
e quando arriva là c'era l'impiccato che lo aspettava e sgarbatamente gli dice: vattene via, hai bevuto il vino in onore di San Giovanni, non ho più bisogno di te. E il povero Beone fu salvo, perché l'impiccato, nelle vesti dell'impiccato c'era il diavolo che lo voleva portare con sé, e nelle vesti del giovane vestito di bianco c'era San Giovanni che col suo consiglio l'aveva salvato. Grazie Baldo. Allora, io vado un attimo da Baron, ti chiedevo se mi potevi ricordare tuo padre, Gino, perché mi dicono che era un personaggio. Dicono che mi somigliava anche. È morto a 97 anni, suonava anche lui. Cosa suonava? Batteria e violino. È inaugurato la Concadora con Ar, si chiamava l'Orchestra Baron proprio. È morto 4-5 anni fa, era molto simpatico, non volgare. Era molto amato. Molto amato nel paese, anche nelle frasche. A Pozzuolo. Anche nelle frasche. Infatti mio fratello ha ringraziato tutte le frasche che lo accoglievano. Buono, mai volgare, sempre simpatico, sempre la battutina, ma non... Leggeva il giornale, aveva già 95 anni, andiamo in frasca, chiedeva al giornale per vedere se era morta sua nonna, perché mentre con la diuta all'aereo saliamo, aveva sempre le battutine. Senti, doveroso ricordo, mi presenti tu. Allora, com'era il brano di prima? You are you, tu che sei... No, fallo tu che è bellissimo. Com'è? You are you want. How are you, eh? Come senti, si chiama? Tu che sei inglese? No, beh, tu che sai usare il microfono, non allontanarlo, creatura. You are your world. Sì, boh, abbiamo detto. Allora, questo è un gemello, uno manca, perché per lavoro in il gemello, Orlando... Emanuele. Non... il microfono, Baron. Ma sì, no, ma aspetta, ma prima faccio il segno. Batteria c'è Benny Genovese, però mi pare che è mezzo Teron. Marco Comino, cantante basso, alla cantante Antonella, ex mia fidanzata, adesso Pasqualino Petris e Melchior Gabriele le tastiere, manca solo un fratello. Quindi tu hai avuto una liaison con la... Ho avuto il suo, poi è arrivato quello là a rompere le... Ecco, lei si è adattata un po' al clima tropicale che c'è qua dentro, no? Quindi sì. Sembra mi pare di sì. Bibione praticamente, sì, fa sì, un sì, caldo, sì. Manca solo la crema abbronzante, no? Volevo dire anche che... L'orchestra quest'anno compie 50 anni. Dove hai la... Ormai ho messo via qui. No, e combiniamo bene. 50 guarda. Anni fa, Beppino Lodolo, noi eravamo con la compagnia d'Artavario Udinese, ecco questi qua sono 50 anni fa, c'è il maestro Zuccolo, io sono avanti e sono il cacciette, c'è il maestro Zuccolo, Mario Orlando e Gori Archilio, col contrabbasso, tutti morti naturalmente. Questo era Zuccolo, il maestro di Pasqualino, meno io. Questo naturalmente... No, perché adesso no, avrebbero 100 anni. Insomma, un pensiero a questi, no, a questi tre. Altro che professionisti, io ero un bambino che, come dice Del Negri, sgarfavo dietro. Del Neri, sì, sì, e poi? E poi sono passati 50 anni e siamo ancora qua. E siete quelli io. Sotto, qui sotto, qui più belli. No, più belli, più giovani, più attraenti. Impanti, eh. Sì. Senti, Pierangelo, possiamo fare ancora un brano o chiudiamo? Ancora uno. Dai, veloci. Cosa adesso facciamo il misto. Ah, il misto solo. Ecco, ondeggiate, assolutamente sì, ondeggiate pure. Tieni, cara. Grazie. La dedico, se ci sta vedendo, spero che non sia già andata a dormire, a Serena. Chi è Serena? Una mia collega. Una collega. Benissimo. Prego. Ondeggiate pure. Vogliamo le vostre mani, dai. Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede, amor. Un mundo enano, nano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor. Yo quiero que ese mundo te conteste, del este hasta oeste, ni bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol.
mondo. Divago al mismo sol, sacalo malo malo, no digas sparo paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor. No hay frontera, será, será lo que tú quieras amor, se puede amor. Yo quiero que es que ese mundo me conteste, del este hasta oeste, viva con el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Viva con el mismo sol. Le mani. Quiero que el mundo sea, mundo sea, mundo sea. Quiero que el mundo sea una mi amor. Quiero que el mundo sea, mundo sea, mundo sea. Quiero que el mundo sea una mi amor. Sí, una mi amor. Yo quiero que es que sea mundo. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol, bajo el mismo sol. Bene, prima di chiudere, Ennio. Ecco, volevo dare velocemente due date. Il 5 e il 6 maggio a Cividale ci saranno le erbe del patriarcato. Io sarò tutto il giorno là al Giardino del Chiostro. E poi un'altra cosa, è un pacchetto vacanze, e viene fatto ad Arta Terme il 25, 26, 27 maggio. Dovete telefonare, naturalmente, devo dire l'ubicazione, è il Parco Hotel Oasi, non posso farne a meno, no? Telefonate, vedete, sono giornate intense. Cucina, si impara in cucina, si va a camminare, le erbe naturalmente. Grazie Ennio, grazie per la serata e la bella musica dei solisti. Buonanotte a tutti voi, un abbraccio Marco, Comino, Mami e Jordi. Dico grazie io a voi per il seguito, ci avete piacevolmente bombardato di SMS. Questo è il popolo dello scrigno che speriamo si allarghi ancora di più. Noi ci vediamo la prossima settimana, lo faccio ancora una volta, grazie a Paolo Bassi, Dibe, Di Bernardo, Pierangelo Buttazione alla regia e Martina Beraldo. Grazie di cuore anche all'orchestra Petris e ai solisti friulani. Fatevi un applauso. Ci vediamo la prossima settimana per un abbraccio e gli auguri di Pasqua. Arrivederci.